Ragazzi, rieccoci di nuovo qui con Clona e io non vedo l'ora di poter affrontare assieme a voi questo livello, perché iniziamo veramente a essere nei punti salienti del gioco. Questo sarà uno dei livelli più lunghi fatti finora, anche a causa delle mie morti, perché poi vedrete, ma non me la sono cavata indenne. Ma quello successivo lo sarà ancora di più, oltre per il boss, ovviamente, ormai abbiamo capito il ritmo. Ma sono veramente livelli lunghi. Dobbiamo recuperare the four orbs, le quattro sfere, i quattro cristalli, insomma, che ci permettono di accedere al grande portone dietro di noi, dove ci sarà un portale ad aspettarci che ci porterà all'altare. Non è una missione semplice, e tra l'altro Soleil, insomma, mi ha fatto un po' sorridere dopo aver giocato Dark Souls leggere quei nomi, e non riesco a prendere questi maledetti, sono di un'antipatia incredibile. Guardate, anche soltanto per prendere quella sfera, quanto questo è stato un errore dettato dalla situazione. Qui stavo per scivolare. Inizia a essere complicato, ve l'avevo detto ragazzi, Clona non è semplice e non tarda a diventare complesso. Ma non le mancheremo, queste bolle noi non le mancheremo, perché a fine serie mi servirà di averle prese tutte. E la prima, o meglio l'ultima mi sembra, o la quinta del primo livello, quella che mancai purtroppo all'andata, diciamo, la recupererò. Non vi preoccupate. Dunque, guardate qui, guardate cosa succede qua. Cerco di prendere quella fatina, non so come fare. Allora dico, beh, sfrutterò il tempo di invincibilità. Non è abbastanza, vedete? Semplicemente bastava andare su e il nemico si spostava. È una cosa molto furbetta e ho perso 5 barre, 5 cuori, praticamente. Solo per lui, solo per colpa sua. È stato un momento davvero, davvero deprimente questo qua. Ma i premi arrivano soltanto a chi si ingegna in questo momento. Vedrete che in questi due livelli ci saranno un sacco di momenti simil puzzle game. Non sarà proprio un puzzle game, ma comunque ci verrà richiesto di fare qualche ragionamento in più rispetto al solito. Per fortuna c'è un cuore qui vicino. Questi nemici corazzati io li odio, soprattutto quando faccio questi errori. E infatti sono morto. Cut. Come vedrete tra poco, però, il fatto di essere morto in modo becero prima mi ha permesso di prendermi una bella vendetta. Yeah. Così. Così si prendevano tutti quanti, in modo safe. Semplicemente bisognava capirlo. Ripeto, sono livelli più complessi di prima. Non è un salta e vai avanti. È molto più difficile di così. Qui pensavo di fare il figo, francamente.
tattica. Adesso lo faccio scontrare col mio nemico e poi lo prendo al volo. Non serviva a niente, lo so, ma volevo farlo per divertimento. Bisogna prendere un po' di tempismo, al primo momento utile, andarsene. C'è un uovo là, ma in realtà è la prospettiva di clown che ti frega, non va preso in questo momento. Intanto abbiamo riportato il primo cristallo. La prima sfera di potere che ci permetterà di aprire la porta. Andiamo da quest'altra parte ora, dove il verde e il giallo ci aspettano. Ovviamente bisogna fare una scelta, non si possono prendere tutti insieme. Quindi alcune parti del livello bisogna per forza rigiocarsele. Che sia un modo per allungare un po'? Forse potremmo dire che l'abbiano fatto un pochino per allungare il brodo. Ma non saprei, non è comunque un difetto, perché non sono parti lunghe da dover rigiocare. Un ingranaggio ci permette di aprire la porta e quindi proseguiamo verso di essa con un nuovo tipo di nemico. Questo qui è uno dei più difficili da affrontare in assoluto, perché richiede dei tempismi che Clonoa difficilmente permette. Vedrete quando ne avremo davanti uno, come in questo caso. Oltre ad avere un ampio raggio d'attacco, ma vedete la sua sfera quanto velocemente si sposta. Abbiamo veramente pochissimo tempo per, diciamo, prendere il tempo utile ad attaccarlo con il nostro proiettile e gonfiarlo, nel vero senso della parola. Clonoa in questo momento inizia a far vedere a noi giocatori e a lui come personaggio dei luoghi sacri, dei luoghi sempre più importanti. Ricordatevi che la nostra avventura è iniziata in un piccolo villaggio con case, ponti, nella semplicità più assoluta. Poi però siamo passati piano piano a dover affrontare continenti nuovi, una foresta pericolosa. Siamo dovuti andare a salvare un'entità, la nonnina, no? Un qualcuno di veramente importante a casa sua, pieno di misteri, ingranaggi. Ci siamo imbarcati nella scorciatoia più pericolosa del mondo, a quanto pare. E ora ci troviamo qui in questo posto assolutamente sacro e importante nell'universo di Clonoa, dopo, e so di non averne ancora parlato, ma ne parleremo meglio più avanti, dopo la morte del nonno di Clonoa, che è avvenuta davanti ai suoi occhi. Non è semplice una cosa del genere, non è semplice per un ragazzino comunque andare avanti dopo un evento del genere. E su schermo ho scritto quali secondo me erano le sensazioni che in quel momento provava il nostro protagonista, e non credo di aver sbagliato più di tanto, almeno in quel momento. Quindi viene mosso da intenzioni buone, sicuramente, ma lui sa che vuole vendicarsi. Non è da sottovalutare questa cosa, non è affatto da sottovalutare questo suo aspetto. Ah, maledetto, avete visto? Avete visto? Ora in post vi faccio un piccolo replay. Ma grazie. Antipatico che non sei altro. Comunque, dicevamo, dopo questo piccolo inconveniente, anche piuttosto buffo, quella zona infuocata, non saprei come definirla, è una vasca di
di fuoco, non saprei. Comunque, sono mortali, è un one hit KO. E questo è un salto difficilissimo. In realtà, forse uccidendo uccidendo prima il nemico a distanza con quello che spawna, si potrebbe evitare di fare tutte queste cose, perché poi ti porti dietro quello rosso per fare il doppio salto. Ma ok. E vedete la difficoltà di questi nemici che vi dicevo, il fatto che loro continuano a fare avanti e indietro con la loro arma, ed è impossibile quasi avvicinarsi senza il tempismo giusto. Comunque, ci manca l'ultimo orb, quello giallo. Vediamo di trovarlo, ritornando di nuovo sul percorso che abbiamo già affrontato prima. Dopo eventi come aver visto il proprio villaggio distrutto, un proprio caro morire, beh, insomma, come vi dicevo prima, non è affatto semplice immaginare quello che sta girando, diciamo, per la testa di Clono in questo momento. Anche se, ripeto, secondo me, più che mosso da buone intenzioni, ora lo è anche da un senso di vendetta. Comunque non ha mai detto di essere un santo. È sicuramente un personaggio buono, sicuramente un personaggio molto positivo, ma non per questo può evitare di provare certe emozioni. L'importante è che questa energia negativa, questa rabbia, questo odio, venga poi trasformato in qualcosa di utile alla causa. C'è una vita extra, se mai ne avessimo bisogno, anche qui. Lo dico spesso, ma effettivamente arrivare a 23 vite, per quanto vedrete soprattutto nel prossimo episodio che muoio tanto, ma insomma, sono veramente tante. E qui, attenzione, un altro pezzo parecchio bastardo con questi nemici, questi maledetti, che caricano veramente a grande velocità. E in Clono a... beh, i nemici peggiori sono quelli che ti danno poco tempo per ragionare. Comunque ne valeva la pena. C'era l'ultimo pupino che ci mancava, quindi quello è servito. Il nemico che si sposta all'ultimo secondo, non so se l'hanno fatto apposta, ma probabilmente sì. Ti danno la speranza che tu debba prenderlo al volo. Qui mi è andata molto molto bene, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. È tutto completo, il portone si può aprire. Guardate l'effetto di luce, molto molto semplice, però funzionava, dai, rende bene l'idea di un qualcosa di potente e magnifico davanti a noi. E siamo stati noi a ricostruire tutto. Ma questo silenzio non è di post-produzione, il gioco ha fatto sì che fosse tutto muto. E ora godiamoci la cutscene. Arshan Semura, Sistana Kula. Where are you? Nedere. Where are you? Gadir, you're not to the deer. Chera, Tararero. Gadir, who? Damna Gadir, a Panaya. Strak, Mershu, Arshu, Parim. Param, Darmushu. Seratin, Dar, Param, Strakim. You made it. Can we? Dam Sirna. Dare na boger. Shoot, and I'm blue. La musica è sempre più lunga e corposa, l'avventura diventa sempre più epica, se vogliamo, e a me non rimane altro da fare che darvi l'appuntamento al prossimo episodio.